Ladies and gentlemen. Ciao popoli Lega Nerd e bentornato a un nuovo appuntamento con Popcorn Time. Io sono Gabriel N, il vostro Sith personale pronto a guidarvi nel lato oscuro delle uscite cinematografiche della settimana. Vi avviso, settimana un po' magrolina. Se lo scorso appuntamento con Popcorn Time ci siamo lasciati con un titolo in più, questa volta purtroppo ci sarà un titolo in meno. Ma non disperiamo perché ho sempre un asso nella manica. E cominciamo con un grande ritorno. La saga Disney dei Sette Mari ritorna in un quinto, e speriamo ultimo, capitolo per Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar. Nuovamente protagonista Johnny Depp nei panni dell'amato Jack Sparrow. Ma perché hai bruciato il room? E Geoffrey Rush. E ci sarà un nuovo arrivato, ovvero Javier Bardem, proprio nei panni del capitano Salazar. Catapultato in una nuova e travolgente avventura, lo sventurato capitano Jack Sparrow vede peggiorare la propria sfortuna quando delle tali marinai fantasma fuggono dal triangolo del diavolo, guidati dal terrificante capitano Salazar, decisi a uccidere ogni pirata del mare, soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario tridente di Poseidone, ma per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Karina e con Harry, un giovane risoluto marinaio della Royal Navy. Non che il quarto capitolo mi avesse colpito chissà quanto, chissà, però sono molto fiduciosa in questa nuova avventura. Restiamo sempre in ambito marino, ma spostiamoci nei profondi abissi messicani infestati dagli squali. Torna infatti sul grande schermo una delle più recondite paure dell'essere umano, e sto parlando di 47 metri. Durante un'immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell'oceano. A 47 metri dalla superficie, una riserva d'aria di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, le due sorelle dovranno riuscire, in un modo o nell'altro, a mettersi in salvo. E voi? Avreste il coraggio di immergervi nelle acque infestate dagli squali con una sola riserva di 60 minuti d'aria? No, God! No, God, please, no! No! Finiamo questa settimana, prima del solito, restando a casa nostra, e lo facciamo col giovane Ivan Silvestrini, che ci fa fare un giro nella notturna e colorata capitale romana con Tonight, con protagonista la bella Matilde Jolie. Durante una sera due giovani sconosciuti sono attratti l'uno dall'altra. La loro intenzione è quella di passare la notte insieme, ma di venerdì notte il traffico romano diventerà un ostacolo imprevisto. L'incontro si trasformerà così in una lunga conversazione fino alle luci del mattino, portando i due verso differenti stati d'animo, facendo cadere le maschere di facciata indossate prima. Settimana breve ma intensa, abbiamo fatto il giro del mondo toccando tre generi diversi. Voi cosa andrete a vedere? Io vi ricordo di seguire i nostri aggiornamenti da Cannes. Se questo video vi è piaciuto, fate un bel like, fate uno share e non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Noi ci vediamo la settimana prossima con Popcorn Time. Ad Adam gli è venuto il super nasone questo coso. Oh. Pure io passerei al lato scuro della forza con sto coso. Non mi ricordo, era così figo. Capitolo? No. Bissi del por... No! Siamo passati da Canorana a Batman. Questo crossover della morte. E se non dovessimo... Ah, no, è difficilissimo. Tanto non lo metto, sono io che monto, quindi... 42.